Spero di essere a fuoco perché sennò uccido qualcuno oggi. Ciao a tutti! Allora, questo qui è un nuovo video che mi avete chiesto moltissimo su Instagram, oltre alla morning routine, room tour, vedete le cover che farò anche. Mi avete chiesto questo video che si chiama The Story of My Eye, cioè la storia dei miei capelli. Forse perché mi piacciono un po' i miei capelli, anche se non hanno nulla di speciale, comunque non ho fatto nulla. Vi volevo raccontare un po'. Allora, Quando ero piccola sono andata con i capelli biondi, 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 biondi. Cioè, erano proprio biondi. Sempre lisci, cioè, li ho avuti sempre fin da piccola liscissimi. E ho continuato ad averli troppo lisci, veramente. E poi, vabbè, negli anni sono diventati un po' più scuri. Alle elementari, in pratica, ho avuto una storia drammatica con i miei capelli, poiché avevo la frangetta. Mia sorella mi è venuta questa idea fantastica di prendere le forbici e volermi tagliare i capelli. Sì. Per, diciamo, tagliarmi solo la frangetta, invece no. Io sono uscita dal bagno con i capelli così. No, raga, non potete capire quanto ho urlato. Perché comunque mia madre pensava che mi stava solo addossando una cosa piccolissima qui, niente, niente di che. No. Mi ha tagliato i capelli qua. È stata una cosa drammatica, cioè ragazzi, non me lo scorderò mai nella mia vita. Cioè, ho urlato non so quanto e in pratica lei l'ha fatto perché io avevo i capelli così, diciamo. Erano un po' strani i miei capelli. E quindi lei me li voleva fare tutti retti e mi ha fatto questo taglio osceno, oddio quanto era brutto. E tipo qua, tipo traumatico il telefono. Boh. Poi vabbè, comunque i capelli sono cresciuti, ovviamente, per fortuna. E li ho fatti allungare tantissimo, tipo più, no, non so se erano più lunghi, comunque erano più o meno così, soltanto che erano sempre retti. Poi un giorno decido di scalarli e lì si apre il mondo verso la scalatura. E mi piacciono moltissimo i capelli scalati, cioè mi hanno dato un'altra visione del viso proprio diversa. E penso di non farli mai più retti perché mi piacciono molto scalati. Ed allora poi vabbè li ho fatti allungare, li ho tagliati altre volte ma non tantissimo, cioè magari tipo qui, però poi li fai più, tipo da 3 anni che non li taglio seriamente. Diciamo che non faccio nulla di speciale, allora quest'anno ho fatto il degradé biondo. Il degradé sarebbe, non è uno chatouche, perché lo chatouche si vede proprio la differenza tra i capelli del tuo colore e poi il colore che scegli di fare, o rosso, biondo, eccetera. Invece col degradé diciamo che il colore è un po' più sfumato, quindi non si vede nettamente questa differenza tra il colore dei tuoi capelli e quello che vuoi fare. Quindi ho fatto il degradé un po' sulle punte, non so se si vede, però comunque non è nulla di eccessivo, cioè alla fine questi sono tutti i miei capelli e comunque anche i miei capelli al sole sono biondissimi. Poi se metto tipo, io uso un olio della Garnier che ora magari vi faccio vedere, che è stupendo, e in pratica anche quando sono al mare, non so, cioè mi fa schiarire un sacco, è bellissimo. Eccolo qua, questo qui è il Garnier Fructis Miraculous Oil ed è all'olio d'argan e io ve lo consiglio tanto, tanto, tanto. Diciamo che questa è la mia storia dei miei capelli, comunque. Sono, cioè non uso quasi mai la piastra, se la uso è soltanto per le punte. Spero che il video vi sia piaciuto. Questa era, diciamo, la storia dei miei capelli. Se volete, commentate qui come vorreste i capelli, come li avete, eccetera, fatemi sapere. E io vi mando un grosso bacio e